eliminata la Serbia, eliminata la Romania, eliminata la Russia, rimane solo l'Italia. Di conseguenza è possibile concentrare tutte le forze contro l'Italia. In più, la base in prestito consente il ritorno in patria dei prigionieri africani. I prigionieri africani erano cinquantina a partire dal 1914 e 1915, sul fronte orientale l'Austria aveva perso quasi 1 milione di uomini, e la maggior parte di loro erano feriti dai prigionieri. Questo ritorno, appunto, consente la possibilità di avere un nuovo reparti di contenenti che vanno di fronte, considerati in un'età accettabile, non più giovanissimi di anziani. E nello stesso tempo con soldati abbastanza preparati per colpirsi. Non è mai stata così debole, peraltro, proprio a partire da questa ultima considerazione. Nel momento in cui questi soldati, ex prigionieri di guerra, rientrano, a parte la stanchezza dovuta a anni di prigionia, più solo che in Siberia, ma molti di loro hanno scontato a contatto con le bolscevichiche e di conseguenza sono disponibili a rivolgersi. Rivolte sono state documentate nel numero e nelle dislocazioni, che vanno a sommarsi a già ricordarsi di volte di marinai di Cattaro e ad altre realtà di scioperi e di isole interne che sono stati accresciuti. E di fronte a questo tipo di rivolte, la giustizia militare africana è stata accusata di essere troppo blanda e non i militari austriaci. Procede con una serie di esecuzioni molto pesanti, in alcuni casi accompagnata da un'autentica festa nei confronti di giudice giudiziario. Mi ci ha ricordato a fare assisto, cioè il fatto che il pubblico di 12 aprile alla lettera che ci avevano mandato a cognato, il principe Sisto di Borbone, fa sì che in Austria in particolare, in tutta la guerra, per cui la guerra d'oltranza, rappresentata in particolare da Fermi, abbia l'ultima parola. Carlo deve recarsi come noto a Spa e a Spa deve accettare la politica tedesco, per il quale appunto la decisione della guerra si cerca sul conto occidentale, ma su cui l'italiano l'Austria deve per forza di cose dare una mano, vincolando il maggior numero di forze possibile. A questo punto si innesca la problematica che vediamo da capo, nel senso che in parole povere e rapidamente tutti i grandi comandanti al fronte vengono di fatto contattati e non escluso Kraus, e ognuno dei comandanti conosce un suo piano di situazione. A partire da Conrad, ovviamente, che mantiene nei confronti sia di Azio che l'imperatore ancora una fortissima scendenza, ripeto, a partire da Conrad, quindi diamo l'attacco dal Tirolo per fare l'operazione Apre, a seguire Borovevic che propone viceversa un attacco da Piave e successivamente con fianco sul Montello, quindi coinvolgendo la cintura di Vecchia e la sesta armata, poi con una serie di attacchi minori che vengono via via richiesti e di fatto tutti approvati. L'unico viene approvato il grande Kraus che chiedeva un attacco di largo di Galla, puntando direttamente su Verona, e da Verona anche cercando di prendere le spalle dell'italiano e eventualmente puntare su Galla con la critica. A sostituirlo interverrà l'operazione della linea, cioè il tentativo di sfondare la pesante, di odiare quindi che sia l'italiano ad occorrere la difesa di terra. In realtà questo piano, questo grande piano comincia a spingere i giorni auspici, perché prima ancora che l'azione all'inizio, quando anche la Marina si è obbligata a partecipare allo sforzo, tentando di forzare lo sbarco di Otranto, nel gruppo a battaglia che si comprende come noto da Santo Stefano e da Teghetto, il gruppo a battaglia si scontra con i due mani di Tirizzo e il risultato è che i vicini operatori della Teghetto mandati a riprendere il comandamento di Otranto, dovranno invece riprendere il comandamento della Santo Stefano. Il sortizio di sangue in realtà comincia anche sul terreno, sotto i giorni auspici, perché l'operazione Valanga, cioè l'attacco alla polizia italiana al Passo del Donante, si risolve da subito in un disastro. Un disastro talmente evidente che dal primo giorno si conquistano pochi italiani.
tant'è che poi il volo aereo si chiuderà sul piano.